La camera del re, santo dei santi, stanza dei molti misteri. Tutto ciò che contiene è uno scrigno di granito vuoto. E lo statunitense Chris Dunn, esperto in perforazioni. Questo è un oggetto incredibile, è un mistero. Come hanno fatto a costruirlo? La tipica maniera primitiva di farlo sarebbe stata impiegando una sega a staffa, un trapano ad archetto, e si sarebbero fatti strada con l'attrezzo nel blocco utilizzando della sabbia o un diamante. Secondo me questo sistema sarebbe stato troppo lungo, sarebbe durato troppi anni. Bene, lascia che ti chieda, come pensi che l'abbiano fatto? Beh, con qualche attrezzo a motore. Trapani a motore? Questa sembra essere una conclusione piuttosto azzardata. Eppure il mistero permane. Gli antichi sapevano lavorare il granito e persino la diorite, la pietra più dura esistente in natura, come se fossero di burro. Trapanavano estraendo con facilità la parte interna di un vaso di diorite, laddove gli attrezzi moderni non riuscirebbero. Guarda com'è levigato. Come l'hanno fatto? Guarda che tenuta. Guarda qui, è tutto uniforme. Si incastra alla perfezione. Un lavoro da certosino. Ma la camera del re nasconde un altro enigma. Questo è il vero mistero. Scavati attraverso le pareti e modellati con la precisione di una bocca da fuoco, troviamo questi stretti fori. Solo per la ventilazione, ci assicurano gli egittologi. In nessun modo questi avrebbero potuto essere fori di ventilazione. Il dettaglio di progettazione è troppo complesso. Essi rimontano su un piano inclinato proprio fino all'esterno della piramide. L'ingegnere tedesco Rudolf Gentenbrick esplorò il foro meridionale della camera della regina con un minuscolo apparecchio fotografico automatico ad alta tecnologia. Riscontrò che era bloccato da una porta in pietra con cardini in metallo, una camera che gli antichi si accertarono di nascondere da occhi indiscreti. La porta non venne mai aperta. Altri fori non ostruiti si aprivano verso il cielo. Quindi, quale vera funzione avrebbero potuto avere? Un indizio era stato fornito negli anni 60, quando alcuni astronomi dimostrarono che essi erano orientati, con sorprendente precisione, verso le stelle. Questo foro puntava su Alpha Draconis, la stella polare dell'epoca delle piramidi. Un altro era orientato verso l'Orsa Minore. Forse l'astronomia potrebbe essere in grado di far luce sulla faccenda.